carta raggiunge questi alti livelli di raffinatezza in Italia e più nello specifico nelle Marche, ma bisogna pensare che la carta come strumento scrittorio nasce in Cina. Leggenda vuole che agli inizi del primo secolo d.C. un eunuco alla corte dell'imperatore cinese di quel periodo codificasse il metodo di fabbricazione della carta. I cinesi però, a differenza di quanto fatto in Italia, e quindi invece che stracci o cellulosa, come oggi, usavano seta, stracci di, appunto, stracci di seta, cordami, reti da pesca e bambù, e come setaccio usavano delle canne di bambù messe le une vicine alle altre e intersecate. Come arriva però questo procedimento dalla lontana Cina fino alle Marche? I responsabili sono gli arabi, in quanto attraverso degli scontri che si protraggono nel corso dei secoli, gli arabi prendono fanno prigionieri dei cartai cinesi e li obbligano a lavorare per loro, però non con i metodi che usavano in Cina, ma con dei metodi che vengono migliorati dagli stessi arabi. E quindi per la prima volta viene introdotta la forza motrice dell'acqua e la stessa acqua all'interno del processo di fabbricazione della carta. Successivamente poi, con i vari contatti tra mondo arabo e quindi vicino orientale e mondo occidentale, quindi crociate, scambi commerciali, guerre, eccetera, questo procedimento dalle zone arabe, bisogna immaginare che comunque a quel tempo gli arabi erano arrivati in Sicilia, avevano conquistato anche la Spagna, quindi i collegamenti, gli scambi commerciali erano anche favoriti dalla vicinanza geografica, questo procedimento di fabbricazione della carta arriva nelle Marche e più specificamente a Piorago e a Fabriano. Piorago, come Fabriano, è stato un importantissimo centro di produzione di carta e filigranate, i cui gioielli sono esposti in questa stanza. Qui vediamo in questi espositori utilizzati dai maestri cartai dell'epoca per esporre i loro gioielli in fiere di carattere regionale e nazionale, vediamo appunto delle filigrane che rappresentano sia soggetti politici dell'epoca, ma anche soggetti della storia dell'arte. Qui su questa parete vediamo esposte le tavolette di legno su cui erano preparati i disegni per ottenere la filigrana, i primi tipi di filigrana chiaroscura, e poi un telo su cui è impresso il disegno realizzato a partire da queste tavolette.